amici che hanno avuto la bontà di leggere i libri e coloro che ancora non l'hanno letto ma vorranno addentrarsi nell'avventura della lettura dei miei libri, di questo personaggio Corso Ciuti, che di mestiere è entomologo, che mi ha ispirato una serie di avventure legate alla sua personalità multiforme. Quindi una personalità contraddittoria spesso, la personalità di una persona che non sa esattamente che cosa fare, che non sa esattamente come inquadrare la propria vita, e proprio da questa sua indecisione di fondo nasce quello che è la sua storia, quello che è il suo vissuto. E anche questa sua voglia di lasciarsi coinvolgere in delle avventure che spesso sono a sfondo giallo. Infatti i miei romanzi sono editi da Araba Fenice Edizioni, nella collana Araba Giallonera. Questi romanzi sono stati connotati come romanzi gialli per una loro particolare valenza, nella quale ovviamente c'è una suspense, c'è una... un mistero che si risolve alla fine del libro, ma in realtà sono dei gialli non propriamente detti, proprio perché riguardano più un aspetto esistenziale dei protagonisti. Non si tratta di brutali assassini per pulsioni, come posso definirle, istintive di serial killer stampo americano, e neanche di commissari o di investigatori da noir. Si tratta di persone che sono sempre mosse nelle loro azioni da un vissuto, da un, come posso definirlo, da delle pulsioni che nascono dal loro interno. Quindi un personaggio tridimensionale, un personaggio non superficiale, non superficialmente assassino, non superficialmente killer, non superficialmente serial killer. Sono già stati pubblicati 2 libri, stai già pensando a un terzo? E se sì, tu hai già pensato a un possibile finale di questa collana? Dunque, in realtà avevo pensato a una trilogia, poi improvvisamente i libri sono diventati 4. Quindi penso si possa parlare di tetralogia, almeno in termine medico conosco questo termine, spero di poterlo trasfondere anche in termine letterario. Quindi 4 libri che sì, definiscono quelle che sono le vicende del personaggio Corso Ciuti e che per forza di cose non sono state definite, sono state solo tratteggiate nei primi 2 libri, specialmente per quanto riguarda le sue vicende più intime e private. Le sue vicende più intime e private saranno il substrato dei seguenti libri, e grazie a questa ulteriore narrazione si scopriranno degli aspetti della vita del protagonista che sono stati solo brevemente accennati, e questo è stato uno dei rimproveri che mi è stato mosso da alcuni lettori, nel senso che hanno trovato carente la descrizione proprio del suo ambiente di vita, dell'ambiente di vita di Corso Ciuti. E io, la mia risposta è stata proprio quella: non potevo dirvi tutto subito, se non avrei avuto materiale da raccontare in seguito.